E ciao a tutti ragazzi, io sono sempre XRiki01 e oggi siamo al secondo episodio di Pokémon Nero. Ragazzi, andiamo subito. Eccoci qua ragazzi, eccoci qua. Eccoci qua signori, eccoci qua. A quattro enti, attenzione, attenzione. Ehi Riki, bella la vita di allenatore, vero? Sempre in giro con i Pokémon. Vieni con me, voglio mostrarti il posto più importante per un allenatore. Ok, signori, ok. Questo è un centro Pokémon, si presenta proprio bene, vero? Vieni, visitiamolo assieme. Questo ragazzi, avvengo anch'io, no, tu no! Sta succedendo qualcosa nella piazza! Andiamo a vedere! Ok ragazzi, qualcosa nella piazza. Mi penso invece si sbucano fuori dalle erbe alte e si lanciano attacco. Andiamo a vedere un attimo la piazza. Ricky, vieni qua, presto! Perché dire Comor, ragazzi? Comor, vieni qua, Comor! Oh sì, Comor! Il mio nome è Gekis. Gekis, non ho mai letto bene, ragazzi, scusate. Capo del Team Plasma. Oggi voglio parlare a voi tutti qui, riuniti dalla liberazione dei Pokémon. Oh, ragazzi, ci sta N col cappello lì, è incredibile. È da tantissimo tempo che noi umani viviamo a fianco dei Pokémon. Ci cerchiamo a vicenda, abbiamo bisogno gli uni degli altri. Questa sembra essere un'idea condivisa da molti. Ma stanno davvero così le cose? O siamo solo noi umani a essere convinti che questa sia la verità? Avete mai provato a pensarci? Ragazzi, eh. La verità è un'altra. Gli allenatori schiavizzano i Pokémon e li piegano a loro volere e li sfruttano per ogni sorta di cose. Qualcuno di voi ha il coraggio di negare che sia così? Ascoltatemi, i Pokémon sono delle creature del tutto diverse dagli esseri umani ed è probabile che posseggano capacità ancora ignote. Sono tantissime le cose che possiamo imparare da loro. Allora, qual è la prima cosa sensata per noi esseri umani possiamo fare per loro? Esatto, dobbiamo liberarli. Solo così facendo uomini e Pokémon potranno finalmente dirsi eguali. Pensateci bene, qual è la cosa giusta per i Pokémon? Con queste parole vi lascio. Grazie per avermi ascoltato. Incredibile, ragazzi, incredibile. Ma non mi viene scortato dal Team Plasma tutto. Incredibile, ragazzi. Avete sentito? Qual è la cosa giusta da fare? Ribellare i Pokémon? Che cosa assurda. N era rimasto fermo comunque, ragazzi. Ecco qua. Ehi tu, il tuo Pokémon mi ha detto: ma come parli veloce? E poi cosa significa? Ha detto: da quando in qua i Pokémon parlano? Da sempre. Capisco, non siete diversi dagli altri, neanche voi potete sentirli. Mi dispiace per voi. Ma quanto parla veloce, raga? Io mi chiamo N. Siamo Comor e Riki. Ci hanno incaricato da poco di completare il Pokédex e ci hanno messo in viaggio. Anche se il mio vero scopo è quello di diventare campione. Il Pokédex. E per completare l'imprigione di tanti Pokémon nei vostri Pokéball. Sono anch'io un allenatore. Ma non posso fare a meno di chiedermi se poi è vero che i Pokémon sono davvero felici così. Scusa, come hai detto di chiamarti? Ah sì, Riki. Sentiamo cosa dice il tuo Pokémon. Oh! Così, ragazzi? Incredibile! Assurdo! Vai, Pyro! Lotta contro N, ragazzi! Facciamo colpo coda! Ok. Io direi anche un'altra colpo coda, perché Purion, raga, rompe il cazzo. Questo qua poi lo catturiamo, ovviamente, per il Pokédex e tutto. Allora, io direi di fare azione, perché siamo più fisici che speciali, ragazzi. Quindi io direi di fare azione. Ok. Casomai è braciere. Vediamo un attimo. Perché mi ha abbassato l'attacco. Quindi è tosta ora, ragazzi. Vai con braciere. Attenzione, attenzione, signori. Ovviamente i Pokémon che catturo non vanno tutti nella squadra lì sotto, ragazzi. Nella squadra lì sotto vedete soltanto i Pokémon che voglio in squadra. Pyro livello 8. Quindi 15 attacco già. Ok ragazzi, attenzione. Perfetto. Addio N subito. Abbiamo vinto ragazzi, è finito il gioco. Finché i Pokémon saranno imprigionati nelle Pokéball non diventeranno mai degli esseri completi. E per loro, per il bene degli amici Pokémon, ti rivoluzionerai il mondo. Che tipo strano, ma le cose che ha detto non mi preoccupano neanche un po'. Gli allenatori dei Pokémon si vedono a vicenda. Bene, io mi metto in cammino.
Prossima tappa, Levantopoli. Non vedo l'ora di sfidare il capolestra di lì. Ti consiglio di fare lo stesso, è il modo migliore per diventare forti e lottare con il capolestra di ogni città. Ok, ragazzi. Ok, ragazzi, la città l'ho visitata tutta. Non c'è niente da vedere, sinceramente. Soltanto un signore che ci ha dato la Pokéball e tutto. Non c'è nulla di meglio di leggere tutte le informazioni sul display. 420, sole, attenzione. Ciao allenatore, questo è un barco per i viaggiatori. Leggi bene il display. Mai letto un display in vita mia, ragazzi. Andiamo. L'Interpoke sta squillando. Righi risponde all'Interpoke. La mammina. Righi, sono mamma, come va? Spero che tu e la tua squadra andiate d'amore e d'accordo, che state facendo tantissime avventure emozionanti. Ti ho chiamato solo perché avevo voglia di sentire la tua voce, ma non ho nulla di particolare da dirti. Adesso metto giù, ma ti raggiungo, aspetta un attimo. Righi, ho fatto una corsa per raggiungerti, ne hai fatte di strada, eh? La prof Aurelia ha giusto detto che ti stavi dirigendo a Levantopoli. Beh, volevo darti un regalino, provatele un po'. Scarpe da corsa, ragazzi, direi anche, finalmente. Finalmente, ragazzi, finalmente. Andiamo. Grazie, grazie, mammina, grazie per il viaggio, grazie mille, ti adoro. Le lotte tra allenatori di Pokémon è una cosa serissima, non consiglio fuggire. Vediamo un po' che Pokémon incontriamo, ragazzi. Ok. Pozione. Incredible. Vabbè, un passo, ragazzi, ho fatto, è incredibile, eh. Ok. Ma quanti Pokémon selvatici sto incontrando, raga. Ok. Ok, primo allenatore, penso sì. E andiamo. Quando gli sguardi inizia la lotta. E andiamo. Chi c'ha questo, ragazzi? Patrat, Venezia. Dai, Patrat. Dai, Patrat. Ti ha imparato Segugio, ragazzi. E io direi di fare colpo coda. Così la difesa si abbassa, ragazzi. Fummi sguardo, attenzione. Qua direi di fare un altro colpo coda, ragazzi. E Pyro, vai. Comunque bel nome Pyro, posso dirlo, ragazzi. Mi piace veramente tanto quel nome. Un'altra volta. Rifacciamolo, ragazzi, colpo coda. Un gioco molto. Tutto colpo coda, incredibile. Ma che cazzo è, raga? Colpo coda e fummi sguardo. Vai, attacco, ragazzi, con l'attacco. Azione. Mamma mia, signori, anche il brutto colpo. E shottato il nostro Patrat. Anzi, il suo Patrat. Di assetti a 16, 13, 16 a 7. Va bene. Non è male questo Tepig, comunque. Questo che dice? Ehi tu, sto per fare una cosa strabiliante. Vuoi dire di che si tratta? Opla. Ma vaffanculo. No, vaffanculo. Quando i Pokémon sono indeboliti per la stanchezza, basta camminare lungo le strade. I Pokémon selvatici attaccano solo nell'erba alta. Oh! Così, proprio faccia a faccia, attenzione. Un bacetto! Mi faccio un altro video di Pokémon. Quando si impegna la lotta, i Pokémon sono ancora più carini. Basta, liberiamo i Pokémon perché ragazzi lottano e si stancano e tutto. Paolina, Purion, attenzione. Attenzione, attenzione. Vai. Colpo coda, ragazzi. Lo sto usando veramente tanto colpo coda, comunque. Ruggito. Facciamo braciere allora, dai. Attenzione, ragazzi, quanto toglie il braciere. Incredibile. Ha poca difesa speciale questo Purion, mi sa, eh. Attenzione. Addio, chicco di riso. E andiamo. Sconfitta anche questa, ragazzi, si gode. Per ora stiamo giocando, abbiamo soltanto Tepig, quindi per ora si gioca soltanto con lui, ragazzuoli. Ok, sfidiamo anche questo qua. Lillipop, Lillipop, vai Lillipop. Forse a Patrat, ragazzi, questo qui, ma forse, ah no, Lillipop. Ah, ok, ok, ok. Vabbè, non so, l'ha chiamato 100 volte sto Lillipop, ragazzi. Vai, braciere. E li stiamo finendo il braciere, comunque. Forse faccio un po' di azione, ragazzi. Ok, facciamo azione, facciamo azione. Mi sguardo, mi abbassa la difesa.
Anche se questo non mi ha attaccato, ragazzi. Però va bene. E poi Segugio dovrebbe individuare l'avversario e aumentare, penso, la precisione del tuo Pokémon, penso, una roba del genere, tipo. Ok, fatto anche lui. Qua sotto questo, che c'è? Oh, le Pokéball. Pozione, ragazzi, pozione. Molto utile. E Pokéball. Va bene. Proprio nel chill. Continuiamo qui sopra. E si... Ehi, Ricky! Forse siamo arrivati alla città qua a capo palestra, ragazzi. Dai, facciamo una lotta. Il Pokémon che ho catturato di recente è diventato già più forte. Forza, cominciamo. E quindi Bella stava dietro di noi ancora. Invece Comor penso più avanti. Penso più avanti, Comor, penso più avanti. Lillipup, così nel chill proprio. Ok. Alzè Lillipup, eh. Braciere, ragazzi. Mamma mia, anche scottato, signori. Anche scottato. Pazzurdo. Siamo carinissimi, sì, però. Ma che cosa dici? E ora ti sfracello tutta. Ok, questo è andato, signori. Lei c'ha Snivy, no? Infatti. Morirà subito, ragazzi, questo Snivy. Vai, Pyro. Mamma mia, ragazzi, c'è. Cioè, quasi distrutto, eh. Usa la pozione su Snivy. Che ovviamente non succederà nulla perché gli ho fatto anche più danno, ragazzi, incredibile. E addio Snivy. Forse livello 12? No. Ma 40 XP mi ha dato. Cioè mi ha dato più XP Lillipop che lui, ragazzi. Che Snivy. Niente da eccepire, Ricky, sei proprio forte. Ma vedrai che non sarò da meno e ci metterò tutta per allenare i miei Pokémon alla grande. Ci vediamo. Ma secondo me Bella è una allenatrice che non è andata molto alla grande, diciamo. Però secondo me soltanto perché prende il Pokémon che è debole al nostro. Quindi può essere per quello. Può essere, ragazzi, può essere per quello. Poi non lo so, ovviamente. Ok, ragazzi, ho visitato proprio tutto. Mi hanno dato una Mega Ball dentro questa casa qui a sinistra e la Squirtle Ball questo signore qui dietro. Ok, allora il capo palestra, al momento non c'è, dovrebbe essere la scuola allenatori. Puoi sfidarlo? Ok, scuola allenatori, ragazzi, è qui. Quindi andiamo. Ok, scuola allenatori. Oh, Comor. Se poi viene avvelenato continua a perdere PS per tutta la durata della lotta. Se non sta lottando invece i PS non diminuiscono. E Ricky, sei qui per sfidare il capolestra? Sì. Fino a poco fa era qui a parlarci di tipo uomo. Non hai incontrato per strada? Senti Ricky, andrebbe a lottare contro di me? Va bene. Vai. Vai, ragazzi, contro Comor. Oh, 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 oh. Pam, pam, para, para. Oh, contro Bella e contro Comor. Attenzione, 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 ragazzi, attenzione. Oh, Oshawott per primo ha messo, cazzo ragazzi. Colpo coda. Ok. Az, doppio colpo coda, ragazzi, guarda. Io lo rifaccio. Vediamo se ci staranno 4 colpo coda da vedere. 4 colpo coda da vedere. Azioni, io attacco, ragazzi. Vai, perfetto. Che cazzo c'ha? Oh, Baccarancia, ragazzi. What the fuck. Ci sono tanti tipi di mosse. Quelle che colpiscono di sicuro, quelle che precedente adatto e altre ancora. E vabbè, per forza, zio, vero. E shottato. Attenzione, vai. Livello 12, il nostro Pyro. Con 20 di attacco, ragazzi, eh. Ci mette Purion. E fortunatamente sceglie con cura che strumento far tenere ai Pokémon. Colpo coda, ragazzi. E andiamo. Ruggito. Facciamo un attimo braciere, vediamo quanto tolgo. Ok. Cazzo. Azione. Olli. Brutto colpo e
Ciao, ciao Gomor. Vedete ragazzi, Gomor era più forte, secondo me era più forte. Come pensavo, non è facile usare al meglio gli strumenti, però se Ricky tieni per te. Oh, Baccarancia, attenzione. Potremmo metterla nella palestra, Baccarancia, secondo me. Okay, buona fortuna, grazie. Questi che dicono? Ah, debloccare, ok, l'evoluzione. Devi rispondere a un quiz se problema. Ok, quiz, ragazzi. Questi strumenti servono a guarire i pomeri avvelenati. Antidoto. Per guarire un pomo paralizzato serve antiparalisi. Ma cosa serve per svegliare un pomo? Sveglia. Risposta. Ok, mi dà cura totale, ragazzi. Pazzurdo. Ma è incredibile. Cioè, cura totale, ragazzi, ci ha dato quello. Ok, questo niente. Un'altra MT, va bene. E i Pokémon sono dati di abilità misteriose. Un'abilità ha un effetto diverso e molti di queste hanno abilità rivelano il loro potere durante la lotta. Ok, ragazzi, ok. Oh! Sì, sono io il capo palestra di questa città. E tu chi sei? Capisco, è una sfida. Dimmi, allora, qual è il Pokémon scelto all'inizio? Tepig? Quello è un po' debole contro il tipo acqua. Faresti meglio a prepararlo con un allenamento ad hoc. Potresti, ad esempio, esercitarti contro i Pokémon del cantiere dei sogni. Beh, ci vediamo. Ah, quindi ragazzi, dobbiamo esercitarci, ok. Andiamo ragazzi ad esercitarci qui. Cantiere dei sogni. Vai, alleniamoci, 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 signori. Alleniamoci. Purion. Perfetto. Ok. Il primo è andato, ragazzi. Il secondo, Purion. Facciamo azione. E la madonna. Ma ha shottato così, ragazzi, il secondo. Oh, what the fuck. Che cazzo. Ok, ecco un altro, ragazzi. Vai, vai. Poi dobbiamo battere il capo palestra, signori. Il capo palestra. Patrat. Oh, questo ce n'ha 3, attenzione. Questo ce n'ha 3, ragazzi, Azione. Posso dire che azione a livello alti, differenza all'altro, tolgono un fottio, ragazzi. Ok, livello 13 per Pyro, ragazzi. Tra poco si dovrebbe pure evolvere, tra poco. Incredibile. Riccio scudo. Tira questa. Sì, raggomitola per nascondere i punti di debole e aumentare la propria difesa. Leva seguito. Potremmo usarlo alla palestra questa mossa, ragazzi. Per aumentare la nostra difesa. Ancora Patrat, signori. Azione. Magari il primo Pokémon che ci capita possiamo usarlo, riccio lo scudo. E un'altra volta azione, signori. Lillipup, l'ultimo Pokémon dell'avversario. Un misguardo, ragazzi. Va benissimo. Ancora azione. Olè! E distrutti, distrutti. Ok. Questa? Qual è stato il tuo primo Pokémon? Tepig, allora ti serve Pansage. Pansage è efficace per lottare contro i Pokémon tipo acqua, a cui il tuo Tepig è vulnerabile. Lo vorresti? Oh! Pansage, ragazzi! Oddio, non lo so se vorrei usarlo. Ci penso, ragazzi, ci penso. Qua, ragazzi, lo userò per la palestra, penso, ma non in squadra. Non in squadra. Minchia, il 10? Minchia, il 10, ragazzi. Graffio, fumi sguardo, leccata, frustata. Velocità 20. Anche al 10 io ce l'ho dato. Lo userò per la palestra perché, se ricordo, ci serve. Però in squadra no, ragazzi. In squadra per la Lega no. Ok, qua abbiamo finito. Possiamo anche tornare indietro. E magari potremmo fare anche la palestra subito, ragazzi. Potremmo fare la palestra subito. Facciamola, dai. Entriamo in palestra, ragazzi. E la facciamo subito. Salve, io sono Guido e faccio da guida agli allenatori che intendono sfidare i capi palestra. Grazie per aver accettato la sfida. Tieni, ricordo questa giornata. Acqua fresca, ragazzi.
Che cosa? Ah! Così è? Ah, ok. Ragazzi, non mi ricordo, scusate. Ok, andiamo, vai. Ti do il benvenuto alla palestra di Levantopoli. Vorresti un assaggio di combattimento? Ecco di servito l'antipasto. L'antipasto, signori, l'antipastio. Cameriere, lì, papà. È quello che ho fatto anch'io, il cameriere, ragazzi. Il cameriere. Colpo coda. Ok, l'abbiamo ucciso, ragazzi, ma ci ha tolto un pochino di vita. Infatti ora ci curiamo un pochetto. Quindi, pozioni. Meno male che ho comprate un po', ragazzi, eh. Ok. Acqua, erba. Perfetto. I tendoni si aprono, è incredibile. Ok. Specialità della palestra di Ventopoli. Menu completo per gli allenatori. Io sono la seconda portata. Quindi farai schifo. No, fratello, no. Vediamo un po'. Patrat, signori. Ok, ragazzi, l'abbiamo ucciso. Anche questo qua. Questa qua. Curiamoci il Pokémon. Perché abbiamo 24 di vita, quindi sì, ragazzi. Borsa. Pozioni. Sì, le abbiamo un po' usate, ragazzi. Sta palestra con... è un po' difficilotta, secondo me. Le palestre... oh, le prime palestre, ragazzi, secondo me sono quelle più difficili, sempre. Poi andando avanti nel gioco, avendo più Pokémon o robe del genere, secondo me è più difficile. È più facile, scusate. Invece l'inizio è più difficile. Sono chi? Come specialità sono i Pokémon tipo fuoco. Sono Maesello, il maestro dei Pokémon tipo acqua. Ti do il benvenuto. E io sono Spighetto. I Pokémon tipo erba sono la mia passione. Bene, allora. Come puoi vedere siamo tre. Siamo in tre perché... lascia stare, spiego io. Siamo in tre e decideremo contro chi lo tre in base al tipo di Pokémon che hai scelto all'inizio. Proprio così. Il Pokémon che hai scelto all'inizio è di tipo fuoco, giusto? Quindi sarò io a lottare con te, Maesello. Pisello. No! Maestro di Pokémon acqua. Allora, io... non mi ricordo chi metterà per primo, però mi sa mette un tipo normale. Ho avuto fortuna e avrei anche l'onore di lottare con il più forte di noi tre. Chi è il più forte, ragazzi, secondo voi? Maesello, attenzione. Non lo so chi è il più forte comunque, ragazzi, eh. Ok, Lillipop, ok, perfetto. Oddio, dei loro tre non lo so chi è il più forte. Chi preferite tra Pansir, Pansage o Pampur? Attenzione, ragazzi, qua. Cuor di leone. Aumenta l'attacco. Facciamo riccio scudo, va. Facciamo riccio scudo, ragazzi. Facciamo riccio scudo. Ok, mi sono un po' potenziato riccio scudo, ragazzi. Vediamo equazione. Ok. Io direi un po' di colpo coda. Ma che lotta incredibile, ragazzi. Direi di usare anche una pozione, sinceramente, ragazzi. Ok. Qui si usa morso. Azione. Perfetto! E lì gli papà è andato, ragazzi. Ora ci butta il Pokémon acqua. Io direi di fare colpo coda, ragazzi, sperando che... eccola. Lui si potenzia, penso. No, ragazzi, mi ha fatto brutto colpo, ragazzi, non ci credo. Mi ha fatto brutto colpo, ragazzi. Pansage. Frustata. Cuor di leone, ragazzi. Mi sa... o la vinciamo a culo con Pansage. O tocca rifalla, ragazzi. Ok, forse, attenzione. Ah, oh, 4 livelli di differenza. Ok. Attenzione, ragazzi, che forse possiamo vincere. Mamma mia! Meno male che ci ha dato Pansage quella tizia, ragazzi. Perfetto, Pansage a livello 11. Ovviamente non lo userò, ragazzi, l'ho usato soltanto qui per la...
palestra. Niente male davvero. Come del regolamento della Lega Pokémon, questa medaglia è per te. Mamma mia, ragazzuoli, incredibile. Incredibile. Attenzione, prima medaglia. Prima medaglia nel secondo episodio. Subito. Arplay. Ricky riceve la medaglia triste da Misello. Le medaglie sono la prova forza di un allenatore. Una medaglia, anche i Pokémon che è tornato tramite uno scambio, ti ubbieranno fino al livello 20. Prendi questa. Cordileone. Cordileone secondo me è molto buona come mossa, ragazzi. Aumenta attacco e attacco speciale, eh. È molto buona. Bene, ragazzi. Bene, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Ci vediamo prossimo video, che andiamo avanti su Pokémon Nero, ragazzi. Ciao bellissimi!